Modestino Preziosi festeggia 50 anni sulle piste. L'ultramaratoneta di Mercogliano raggiunge questo traguardo nel giorno del suo 60° compleanno e si prepara ad una nuova sfida in Indonesia per la prima tappa del prossimo mondiale di categoria, pronto ad aggiungere altri successi alla sua bacheca dopo aver sconfitto la malattia. Si rimette in sella, del resto aveva già annunciato la sua voglia di continuare e di non appendere gli scarpini al chiodo, ribadendolo anche nei mesi scorsi, quando ad Acquafidi aveva incontrato il sindaco di Mercogliano, i calciatori e lo staff dell'US Avellino, di cui è grande tifoso. È un'emozione grande, perché a parte questo che oggi coincide proprio con il 60° anno di età mio, e quindi è un passaggio importante nella mia vita, sia per quanto riguarda quello sportivo che quello, diciamo così, umano e, diciamo così, di vita vissuta, ecco. Allora, dopo le problematiche fisiche che ci sono state, tutta una serie di problematiche che mi hanno, diciamo così, dato modo di poter recuperare, di fare un po' il punto della situazione, c'è stata l'equipe medica svizzera che mi ha dato l'ok per poter partecipare prossimamente all'Aos in Indonesia, della prima gara per la Coppa del Mondo e per l'Open Cup più che altro, il campionato mondiale di maratona estrema, dove in effetti, diciamo che se tutto va bene, fine metà febbraio, la data non l'ho ancora stabilita, parteciperò alla gara da 180 km in 6 tappe, in uno scenario bellissimo, perché si corre nei templi e quindi ci saranno tutta una serie di emozioni, di situazioni legate a questa gara unica che già ho fatto nel passato e che ho vinto, e speriamo di avere il mismo risultato, come dicono i francesi, lo stesso risultato.